Quanti di voi in questo momento stanno un po' soffrendo di mal di schiena? Quanti di voi si stanno chiedendo cosa avrò, cosa non avrò? Quanti di voi sono andati a fare una visita, magari specialistica, e hanno scoperto di avere un'ernia? Quanti di voi tremano al pensiero che ci potrebbe essere un'operazione chirurgica in vista? Ma oggi noi vi presentiamo, perché siamo bravi, un'alternativa molto interessante, di cui ora vi spiegheremo tutti i dettagli, con un fisioterapista, posturologo e presto anche osteopata che è venuto a trovarmi e che, forte di una formazione anche internazionale, ha portato in Italia un macchinario molto interessante, ma ve lo spieghiamo dalla sua voce. È venuto a trovarmi il dottor Cristiano Vicari, benvenuto. Salve a tutti, grazie per avermi accolto qui oggi. Grazie a lei, anche perché troveranno molto interessante questo Immagino, argomento che è immagino. in ascolto. Futura Fisio, non a caso si chiama Futura Fisio, il assolutamente sì. centro, perché siamo un po' nel Sì. futuro, perché abbiamo questo macchinario che permette, attraverso una trazione meccanica, di andare a lavorare su zone che altrimenti avrebbero un tipo di intervento che più delle volte Certo. può essere chirurgico. Ma vediamo bene di che parliamo, perché ora Sì. avremo tutti in ascolto. Bene, in realtà stiamo parlando di una delle tecnologie più all'avanguardia che c'è al giorno d'oggi per ciò che interessa la colonna vertebrale, ok? Quindi parliamo di un macchinario che crea come effetto quello della decompressione spinale, ovvero un effetto che ci permette di lavorare in modo molto deciso e importante a livello del disco intervertebrale, che è una delle strutture che di solito viene più interessata quando c'è qualcosa che non va con la schiena. Eh Quindi beh, certo. nel problema di schiena o mal di schiena, il disco in qualche modo è sempre interessato. C'entra, è sempre colpa del Quasi disco. sempre, quasi sempre, assolutamente sì. E, in realtà stiamo parlando di un tipo di terapia che sfrutta appunto, come abbiamo detto, il principio di trazione meccanica, il cui effetto è la decompressione spinale. Ok? Esatto, la Quindi sono due spieghiamo cose diverse, diverse. quindi spieghiamo prima cos'è la trazione meccanica, chi non lo sapesse. La trazione meccanica computerizzata è il mezzo attraverso cui è la forza che viene applicata in quel segmento della colonna, è la forza attraverso cui riusciamo a creare l'effetto di decompressione spinale. Quindi la trazione è il mezzo, il fine è la decompressione Esatto, è spinale. come se noi tirassimo le Sì, vertebre in modo da allargarle un po' e esatto. quindi creare automaticamente una decompressione, Sì, corretto? esatto. Anche perché qual è il problema delle ernie o delle protusioni? Cioè la nostra colonna vertebrale dovrebbe essere in grado quotidianamente o anche durante attività più intense di sopportare dei carichi. Nel momento in cui questi dischi che fanno da cuscinetto non hanno più questa funzione o non riescono a svolgere più questa funzione in modo corretto, si creano poi quelle che sono ernie, protusioni, discopatie e quant'altro. Quindi c'è stata una compressione troppo forte che ha portato poi allo sfiancamento del disco e alla fuoriuscita del nucleo polposo quando si parla di ernia. Che poi per chi ascolta è uguale dolore di schiena. Uguale dolore, esattamente, cioè se avete mai avuto dolore di lombosciatalgia o una situazione simile, ciò che interessa le radici nervose del tratto basso della colonna, nella stragrande maggioranza dei casi si traduce poi in dolore irradiato agli arti inferiori. Quindi, Esatto, perché poi il dolore di schiena porta con sì, sé, se diventa cronico, anche un'altra certo, serie di rotture di scatole. Anche il mal di testa assolutamente. può Mal capitare, di vero? testa, anche perché, come dico a tutti i pazienti, l'ernia o la protusione è una conseguenza di qualcosa, non è mai la causa. Cioè, il dolore sicuramente può essere correlato a quello, ma il problema è perché è uscita un'ernia, motivo per cui la prima visita, prima di sottoporre i Beh, pazienti certo. a decompressione, dura un po', dura un'oretta, quindi c'è tutta un'anamnesi, una serie di test da fare per effettivamente capire qual è il problema, co come mai è uscito fuori questo problema e soprattutto cosa fare dopo aver fatto il percorso per evitare che ritorni. Cioè esercizi di mantenimento, Esercizi di di... mantenimento, si possono fare delle terapie di mantenimento a lungo termine, ovviamente una delle cose più importanti in assoluto è la rieducazione del paziente. Quindi io se Certo. per una vita faccio un movimento che porta la mia colonna in sovraccarico, dovrò insegnare a quel paziente a fare dei movimenti che non portino quella colonna in Certo, sovraccarico. perché sennò posso fare qualunque Posso cosa, fare qualsiasi cosa, posso tenderà. anche operarmi, ma la recidiva è alta.
Ok, ah, esatto. Quindi... E questo macchinario vuole cioè permette di sostituire l'intervento chirurgico che sennò potrebbe essere necessario, sì, giusto? Sì. Quindi sì, questo macchinario va proprio a cercare la, sì, soluzione del problema escludendo, sì, l'operazione chirurgica. Allora, questo è interessantissimo. Assolutamente sì, perché comunque i casi di lombalgia sono tantissimi. Pensate che statisticamente parlando l'80% della popolazione mondiale, quindi stiamo parlando mondo, avrà almeno una volta ha nella avuto vita. Almeno una volta nella vita o avrà almeno una volta nella vita il mal di schiena. Ecco, l'80%, quindi se io prendo 100 pazienti, 80 di loro hanno avuto o avranno mal di schiena. E il 20% di quella popolazione soffre poi di problemi più gravi, quali ernie del disco, protrusioni particolarmente invalidanti o sfiancamenti particolarmente invalidanti. E il motivo per cui nasce, cioè l'obiettivo con cui nasce questo tipo di terapia è proprio quello di andare a creare una risoluzione non invasiva, certo, quindi del tutto non invasiva, indolore e che abbia recidive bassissime. Ok? Sì, sì, ma mi piace anche il fatto che comunque il post terapia deve prevedere comunque una responsabilità del paziente, certo, sulle sue azioni. Certo. Perché se no è come sempre, certo, dici uno, la bacchetta magica in realtà non esiste. Non abbiamo bacchette magiche noi. Esatto. Cioè, penso che l'errore, uno degli errori principali sia proprio pensare che possiamo risolvere il problema e finisce lì. È un lavoro, c'è tutto un lavoro dietro. No, certo, cioè, perché risolvere un problema spesso è risolvere la causa. Esatto. La causa, infatti, è un nuovo atteggiamento. Allora, trattare il sintomo non ci vuole granché. Trattare la causa, sì. Trattare il sintomo non ci vuole tanto. Trattare la causa ed evitare che quel sintomo si ripresenti è un altro lavoro completamente. Certo. Lì c'è un altro tipo di lavoro. Quindi il terapista deve essere capace di poi effettivamente trovare una risoluzione completa. Certo. E mi viene da chiederle, ma perché poi è molto interessante, solo la spina dorsale questa macchina tratta? Allora, questo è un macchinario che in realtà ha una versatilità enorme. Mm-hmm. Viene utilizzato principalmente per problemi di colonna vertebrale che interessino il tratto lombare e cervicale. Mm-hmm. Ma ha delle applicazioni anche per quanto riguarda le articolazioni periferiche, quindi artrosi d'anca o distorsione del ginocchio, caviglia, spalla, gomito, insomma tutte le articolazioni maggiori possiamo trattarle tranquillamente. Ok, quindi in realtà possiamo farci tutto. Esatto, sì, prima di qualunque operazione, sì, possiamo vedere, sì, se c'è una risoluzione attraverso, sì, questo macchinario. Ma essendo tu uno, forse l'unico in centro Italia, mm-hmm, uno dei pochi in Italia con questo macchinario, dove l'hai trovato? In realtà nasce tutto da io, che sono stato il primo paziente, praticamente il paziente zero. Fantastico. Ho fatto una vita da agonista, uh-huh, di kitesurf, quindi proprio traumi a livello sportivo ne ho avuti tantissimi, fino a che poi un giorno mi sono bloccato con la schiena, come succede a tutti i miei pazienti. Come sono andato tutti a fare, sì, perché vengono tutti così, vado a fare una risonanza, esce fuori un'ernia espulsa, L5S1, tre protrusioni ad ampio raggio, ernie di Schmorl, insomma un quadro clinico che io vedrei mediamente in un paziente di 80 anni, ecco. Ne avevo 22, ecco. Quindi era un problema. Lavorando in una clinica in cui c'erano dei macchinari, diciamo di questa azienda che produce questo tipo di macchinario che è la BTL, il rappresentante mi disse: guarda, forse a te può interessare questa cosa. Mi si è accesa la scintilla lì proprio e ho iniziato a studiare solo quello. Ho iniziato a lavorare. Ti sei fatto cavia? Mi sono sottoposto alle trazioni. Ho avuto una, diciamo, l'ernia è rientrata completamente. Sintomi non ne ho più avuti e quindi da lì ho detto devo aiutare le persone che hanno mal di schiena, perché è una cosa veramente invalidante. Sì, sì, è veramente una delle cose peggiori. Sì, sì, vero. E poi ho letto da qualche parte che mal di schiena è anche correlato alla depressione. Assolutamente sì. Quindi è proprio una cosa invalidante a livello statistico. Abbiamo il 59% dei pazienti che soffrono di lombalgia hanno in parte un disordine psicologico che possa essere correlato alla depressione, ecco, o quindi all'ansia, quindi insomma qualcosa c'è. Esatto, esatto. E ci rivolgiamo a tutti voi in ascolto, perché questa può essere un'alternativa da prendere in considerazione in fondo sempre. Quindi ovviamente noi ringraziamo il dottor Vicari di aver avuto questo mal di schiena e di essersi occupato di questa casa di produzione del macchinario. E ovviamente vi diamo riferimento di anzitutto sito www.futurafisio.it, dove trovate ogni riferimento di contatto, dai social all'indirizzo, ma vi diciamo che lo studio è a Latina. Sì.
Quindi si fa anche chi è da Roma, facciamo un viaggetto, ma vale la pena perché può essere veramente altamente risolutivo. Certo. Poi ovviamente vi invito a cercare anche altri interventi che registreremo con il dottor Vicari, sempre su temi analoghi, perché sono davvero interessanti e sono sicura che molti di noi avranno molto interesse a venire a scoprire. Scriveteli, andate a trovare il sito perché è notevole, davvero tanto. Benissimo. Di nuovo, io la ringrazio moltissimo e per grazie adesso a voi. Salutiamo i nostri follower con cui ci rivedremo alla prossima, alla prossima puntata. Un saluto. Prossima.